Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale voglio parlare di situazioni che in realtà non vorremmo mai incrociare sul nostro percorso di utilizzo dei nostri PC, ma che purtroppo ogni tanto possono accadere. Ora, il titolo mi sembra abbastanza esplicito: un disco non si connette più o abbiamo cancellato dei file per errore. Cosa fare per recuperare i dati? Ecco. Lo spunto per questo tutorial, lo stimolo, diciamo, mi è arrivato dalla segnalazione di un amico che, connettendo un suo disco, si è ritrovato con questo messaggio. Questo brutto messaggio, direi, che gli fa notare che il suo disco da 750 GB non può essere montato. Montare, in gergo, significa caricare, far riconoscere al PC un disco, renderlo operativo e disponibile al sistema, insomma, ecco. Quindi normalmente si parla di montare perché è tradotto dall'inglese mounting, vedete qui, error mounting, mount, quindi montare, montare un'unità disco, si dice così. Quindi quando voi connettete per esempio un disco esterno via porto USB, e il disco viene dopo qualche istante riconosciuto dal vostro sistema, vi si presenta la cartella col contenuto del disco. Questo vuol dire che il disco è stato montato. Ecco. Dunque, dicevo che lo stimolo per questo tutorial mi è venuto appunto da un amico che mi ha mandato questo messaggio dicendomi: ecco, non so cosa fare, cosa è successo non lo so e non so nemmeno cosa fare. Infatti il messaggio è abbastanza inequivocabile. Dice errore di montaggio, possibili problemi, file system, tipo di file system errato, opzioni sbagliate, super blocco sbagliato, ma manca un po' tutto qui, eh? Allora, preso appunto lo spunto da questo messaggio, ho voluto cimentarmi nell'indagine degli strumenti che noi abbiamo a disposizione. In effetti li abbiamo così proprio alla portata di mano, senza andare a cercare troppi strumenti specializzati in rete, magari a pagamento, non a pagamento. Insomma, qualcosa noi nei nostri repository di Ubuntu abbiamo già a disposizione. Sono degli strumenti, non so se considerarli semplici o meno semplici rispetto a quelli professionali che sicuramente ci saranno sul mercato, però hanno la loro efficacia. Quindi possiamo provare ad installare ed usare questi strumenti per riaggiustare il funzionamento di un disco che purtroppo per un qualche motivo si è perso in questo modo. Tentando di connetterlo c'è un errore e che si fa? Ci si sente persi. Allora, siccome la speranza è l'ultima a morire, non si sa mai. Io presento cosa sono riuscito a trovare, come fare, e poi si vedrà. Allora, premesse, partiamo dall'inizio, come sempre, con ordine, premesse. Allora, per effettuare le operazioni che mostrerò in questo tutorial, bisogna avere a disposizione prima di tutto il gestore di dischi, che è questo che ho già aperto qua. Vedete qua, gestore di dischi. Allora, il pacchetto è, se vogliamo installarlo, è gnome-disk-utility, che però in Ubuntu è già installato, quindi lo troviamo nel vecchio Ubuntu 10.04, lo troviamo nel menu Sistema Amministrazione Gestore di Dischi. E nel nuovo Unity sicuramente basta cercare dischi o gestore e salterà fuori perché è già installato, quindi di questo non dobbiamo preoccuparci. È già lì solo da far partire. Io l'ho già fatto partire ed eccolo qua. Poi, invece, un pacchetto non installato per difetto è il pacchetto test disk. Quindi si apre o Ubuntu Software Center o il gestore di pacchetti Synaptic del vecchio Ubuntu e si cerca semplicemente test disk e poi si installa quel pacchetto. Diciamo che se proprio
lo volete vedere, perché no, ve lo mostro rapidamente con il vecchio gestore di pacchetti Synology, ma lo chiamo vecchio perché quello ufficiale sarebbe l'Ubuntu Software Center, però sto lavorando sul mio PC attuale, quindi ve lo mostro così. Cerchiamo test disk, vediamo un po', eccolo qua, ovviamente l'ho già installato, si cerca test disk e si installa, voilà. E questo è quanto, questa è la premessa, diciamo, a livello di software, di quello che abbiamo bisogno. Uno c'è già, l'altro bisogna installarlo. Poi, molto importante, in questo tutorial non si danno certezze, ma solo la speranza di poter recuperare buona parte dei propri file. Una speranza con una certa fondatezza, ma non voglio comunque illudere nessuno. Quindi non aspettatevi che io vi dica così di sicuro potrete ottenere questo, questo e questo obiettivo. Il di sicuro non esiste, perché quando inizia a andare male qualcosa con un disco, o è semplicemente un problema momentaneo, oppure addirittura proprio un problema tecnico del disco, allora lì c'è poco da fare, eh? Se è proprio rotto rotto, addio, addio disco, addio dati nel disco. Quindi io do speranza con queste indicazioni, e a volte anche più di una speranza, perché magari effettivamente basta poco a correggere la situazione, a volte magari è irrecuperabile, però insomma meglio di niente, meglio che vedersi davanti quel messaggio d'errore ed essere persi senza nessuna possibilità di poter recuperare qualcosa. Allora andiamo avanti sull'onda della speranza e vediamo cosa si può fare. Un'altra premessa importante è la parola chiave pazienza. Ecco, questa operazione di recupero, specialmente per dischi molto capienti e pieni di file, praticamente tutti al giorno d'oggi, possono durare anche delle ore. Quindi una volta subito il danno, oppure fatto il danno, se qualcosa abbiamo fatto noi volontariamente o meno, comunque se il danno l'abbiamo creato noi, dobbiamo aspettarci di porvi rimedio in tempi brevi, ma tirare un bel sospiro, calmarsi, eseguire le operazioni che si possono fare e aspettare, soprattutto aspettare. E proprio per questo io, nella dimostrazione, proprio per i tempi del tutorial, insomma, non possiamo star qui ore a aspettare per una sola operazione, ho recuperato la mia vecchia chiavetta USB da un misero gigabyte, per il quale non ci vuole molto a fare certe operazioni, quindi è compatibile con le esigenze di un tutorial così registrato live in diretta. Quindi ho già innestato la mia chiavettina USB, la vedete qui, l'ho chiamata, guarda caso, etichettata tutorial da un gigabyte, tipo già formattata e tutto, disponibile, usabilissima, tipo di file system X2, poi ne parliamo un attimo, master bootrecord eccetera eccetera. Comunque voilà, questa chiavetta io l'ho già innestata e montata qui, ecco qua. Ci ho messo ovviamente alcuni file, perché poi faremo le prove di cancellazione e recupero, ovviamente, quindi un paio di cartelle con un paio di documenti, un PDF, un tipo Blender, blend file, tre foto, fra i quali il brutto messaggio di errore del mio amico, uno un po' divertente, un detersivo che si chiama Linux, vabbè, non stiamo qui a guardare proprio il contenuto, non è lo scopo del tutorial. Comunque ho fatto due cartelle con un po' di contenuto e del contenuto immediatamente nella cartella primaria della chiavetta, un file di testo, tanto è qualcosa di diverso, tre file OGG di musica e un filmato BMW e delle foto JPG e mi sembra, ecco sì, anche qui un PNG, JPEG, JPG, formati differenti, insomma un pochino di file così. Là. Allora, questa è la nostra chiavetta che verrà torturata fra un attimo. Poi, una raccomandazione che va detta subito all'inizio, perché bisogna tenerla presente sempre in queste situazioni. Non appena ci si accorge di aver cancellato erroneamente qualcosa, evitare, appena ci si accorge, di usare quel disco dove sono stati cancellati per sbaglio dei file, in modo da impedire che le parti del disco dove c'erano quei file vengano sovrascritte
Ecco, questo è importante. Perché dico questo? Perché forse lo sapete, forse non lo sapete, ma quando schiacciate il tasto Delete per cancellare un file, anche se lo cancellate dal cestino, è vero che il primo passo finirà nel cestino, ma pur svuotando cestino, non è che il file subito è cancellato fisicamente dal disco subito. In realtà è solo cancellato il suo appuntamento. Voglio dire, in altre parole, il sistema che gestisce il contenuto del disco, che vi permette di scorrere fra le cartelle, fra i file, e dire questo file è proprio lì e te lo posso aprire lì, se io lo cancello viene cancellato solo un appuntamento a quel file lì, in modo che il sistema che gestisce il file system, cioè il sistema di cartelle e file, non lo trovi più, per lui non esiste più. E per lui quello spazio disco occupato fino un attimo fa da questo file è tornato libero. Quindi se io ci carico altri file è possibilissimo che prima o poi ripassi sopra esattamente nell'area di disco dove c'era quel file. Ed ecco perché è molto importante che appena ci si accorge qualcosa che non va, che abbiamo sbagliato, che accidenti, non avrei dovuto far questo e quell'altro. E qui sto parlando di dischi che ancora funzionano, ovviamente, di errori nostri, cessare immediatamente di usare quel disco finché non si è fatta l'operazione che vedremo fra un attimo, di tentativo di recupero di questi file. Quindi tenere presente questo consiglio, ottimo consiglio. Allora, adesso possiamo partire, fatte le dovute premesse, vediamo un po'. Partizione cancellata. Allora, la partizione cancellata è una cosa che adesso ovviamente farò io forzatamente per simularlo, ma potrebbe essere una delle possibilità, uno dei problemi che possono presentarsi su un disco che per un qualche motivo si rovina qualcosa nelle informazioni di gestione e di organizzazione delle informazioni del disco e la partizione non viene più vista. C'è, ma non c'è, insomma, ecco. Allora, per simulare il tutto io userò un programma di gestione, dov'è? Ecco, un programma di gestione dei dischi che è analogo al gestore dischi, diciamo, come scopo. Il gestore dischi gestisce i dischi, le partizioni, le formatta, le cancella, eccetera, e anche Gparted fa questa cosa, ma c'è una differenza fra i due da usare in questo tutorial che poi spiego qui sotto nella nota fra un attimo. E quindi diciamo che a voi non serve avere Gparted installato, io l'ho installato esclusivamente lo scopo didattico per questo tutorial, in quanto per il resto potete usare questo gestore dischi che ha anche un'interfaccia secondo me più chiara, più carina da usare. In effetti per difetto in Ubuntu ci troviamo già gestore di dischi installato e non Gparted, anche se è validissimo Gparted, per carità, niente da dire, ma è diverso da usare, insomma. Allora, abbiamo detto che vogliamo simulare come prima situazione critica una partizione che è sparita. Però vorrei, senza spero creare più confusione che chiarezza, prima di iniziare a parlare di partizioni, di dischi, di file cancellati, vorrei parlare solo un attimino superficialmente sul perché si parla di partizioni, file system, master boot record o meno, perché in pratica sono tutti termini tecnici che normalmente quando si usa un disco non ci riguardano, lavorano dietro le quinte, noi importa poco una volta che abbiamo formattato il disco, che qualcuno ce l'ha formattato per noi, ma che magari in questo ambito può far bene almeno spendere due parole. Dunque, non è che un disco, per capirci, vediamo un po' che adesso riapriamo un attimino la nostra chiavetta USB, il contenuto. Dunque, non è che queste cartelle, documenti, foto, questi file, queste foto sono lì a caso, insomma, non è che il disco
così le mette da qualche parte e poi in un qualche modo le recupera. Ci vuole una certa organizzazione, ovviamente. Che sia grande o piccolo non cambia nulla, che siano centinaia di gigabyte o pochi megabyte non cambia assolutamente nulla. Ci vuole un sistema che permetta di salvare sì i file in una zona fisica del disco, ma anche che crei un indice che gli permetta di recuperare che tipo di file è, e anche dov'è per poterlo recuperare, mostrarvelo, elencarvelo. Questo detto molto così con parole poco tecniche, cercando di stare così a livello alto. Quindi, come fa il nostro disco a presentarci il contenuto e noi come facciamo a poterglielo caricare e lui se lo ritrova sempre dove noi l'abbiamo messo, eccetera, eccetera. Allora, c'è un livello più alto di disco che è una tabella di partizionamento. In questo caso il tipo di partizionamento è master boot record, però se noi vogliamo formattare di nuovo questo disco, vediamo che ci sono diversi tipi di partizionamento. Master boot record è il più diffuso ancora al giorno d'oggi, è un po' vecchio, ha qualche carenza, ma come c'è scritto qui, se volete poi guardare per conto vostro, leggete scritto qua, è compatibile con la maggior parte dei dispositivi. Poi c'è questo, tabella delle partizioni GUID, che è più moderno, forse per sistemi più vecchi non è compatibile, ma è decisamente migliore perché è arrivato dopo il Master Boot Record. Poi c'è il tipo mappa partizioni Apple, eccetera, eccetera. O non partizionarlo affatto. Fatto sta che il Master Boot Record è quello che troverete ancora oggi nel 99% e più dei dischi già preformattati, saranno sempre preformattati con un tipo di tabella di partizionamento Master Boot Record. Col tempo dovrebbe introdursi sempre di più la seconda possibilità GUID, perché è più nuova e ha più possibilità che non il Master Boot Record, che ha qualche limite tecnico. Vabbè, comunque, questo è il primo livello, quindi il partizionamento del disco. Cosa vuol dire? Come lo dice la parola, il suddividere in parti un disco. E cosa significa? Suddividere in partizioni un disco. Allora, in questo caso della mia chiavettina USB da 1 giga, la partizione occupa una singola partizione, occupa tutta la superficie del disco, vedete qua? Tutta. Nel caso, per esempio, del mio disco principale del PC, giusto per mostrarvi, vedete che il grafico è un po' diverso. C'è una partizione da 488 giga, c'è lo swap, l'area di swap che hanno tutti i sistemi operativi, che è un altro pezzettino del disco dentro una partizione estesa. Vedete che il suo scopo è l'area di swap, quindi qui abbiamo già due partizioni. Nel caso della nostra chiavetta ne abbiamo una che occupa tutto il giga, e quindi la nostra tabella master boot record di partizionamento conterà un'informazione, perché noi abbiamo una partizione unica con l'etichetta tutorial, vedete qua, riportata anche qua. E basta. Però c'è bisogno, per organizzare il contenuto di un disco, di questo master boot record. Le partizioni possono essere diverse, 3, 4, 5, eccetera, eccetera. In questo caso nel master boot record ci sarebbero 3, 4, 5 entrate che gli dicono, quando si connette al disco, guarda che da qui a qui ce n'è una, da qui a qui un'altra, da qui a qui un'altra, eccetera. In questo caso inizio, fine, solo tutorial. Come si fa a organizzare un disco dall'inizio, quando è ancora nuovo, vuoto, o volete cambiare il tipo di formattazione? Schiacciate il pulsante formato unità, scegliete, come abbiamo visto, quale volete usare, fra le prime due direi, e poi lui fa il suo lavoro e si crea semplicemente il disco tutto vuoto con la tabella inizializzata. Passo successivo: assegnare un'organizzazione alla singola partizione, che ripeto può essere più di una, nel nostro caso è una, e quindi dobbiamo dire questa partizione ok, adesso è stabilita, però dobbiamo darci un ordine, se no non possiamo metterci dei file. Il nostro sistema non potrà mai scrivere dei file e poi ritrovarli se non gli diamo un'organizzazione, cioè un file system. Ecco, quindi questa partizione tutorial da 1 giga
a questa partizione gli è stato applicato un tipo di file system. Sappiamo che in Linux ne sono diversi, in Windows è solo praticamente o FAT o NTFS, però in Linux ne sono diversi di più. Il tipo di partizione è un tipo Linux, ok, è un file system, sì, e il tipo, ecco, il tipo ext2 vuol dire che ho scelto per questa chiavetta il file system ext2. Giusto per informazione, per difetto, per default, Ubuntu, quando lo installate, organizza i dischi come ext4, come potete vedere qua, per esempio ext4, che è la quarta generazione di questo tipo file ext file system. Quindi come sono organizzati i file nella partizione. Quindi ext2 è il sistema, il motorino che permette di scrivere i file e di ritrovarli successivamente, come li stiamo guardando qui, o di cancellarli, quindi liberare spazio disco, eccetera eccetera, sia cartelle sia file. E ce ne sono appunto diversi di questi tipi di file system. Comunque voglio solo dare veramente, cercando di non essere troppo tecnico, un'infarinatura su come è organizzato un disco con informazioni minime. Quindi c'è un livello superiore che gestisce come è partizionato, come è suddiviso il disco, e un livello inferiore che dice ok, delle suddivisioni cosa ne faccio, come le gestisco, gli si assegna un tipo di file system, in questo caso ext2. Tornando sempre al mio disco principale, vedete che in realtà il mio disco principale, appunto, come per difetto di Ubuntu, è formattato in file system ext4, mentre lo swap è di tipo swap, che è un tipo particolare, quindi cambia tutt'altro, un'altra partizione, quindi una suddivisione all'interno dello stesso disco, però con un altro tipo di partizione. Così, solo per fare un esempio. Torniamo e concentriamoci sulla nostra chiavetta comunque. Allora, dicevamo, partizione, adesso che conosciamo che la partizione è una suddivisione del disco, dello spazio del disco, diciamo che succede un disastro e viene cancellata da qualcuno, da qualcosa. Allora, prendiamo il nostro disco, lo vedete qui, la stessa informazione, quindi ext2, partizione tutorial, e lei, a questo punto cosa faccio? Devo forzare il danno, se no come faccio a dimostrarvelo? E allora, per poter cancellare, devo prima smontare, quando prima ho detto montare il disco, quando lo connettete, che si rende disponibile al sistema e a voi per poterci lavorare, il contrario è lo smontare, unmount, unmount in inglese, quindi si smonta, perché sennò queste operazioni non funzionano finché il disco è occupato dal sistema, è disponibile. In questo momento non lo è più, vedete che nel mio elenco qua, ecco, lo si vede bene qui, quindi i dischi montati attivi hanno questo simbolino come se ci fosse un'unità disco innestata, mentre il tutorial, la nostra chiavetta, non ce l'ha più perché è staccata. Viene ancora elencato, ma è staccata dal sistema, è liberata, è smontata. Adesso che è smontata, si sono liberate le opzioni fra le quali elimina, e quindi brutalmente andiamo ad eliminarlo. Confermiamo che vogliamo eliminarla e lo elimino. Fatto, andato, non allocato. Ecco qua, vedete che in questo momento, e quindi Gparted ha fatto il suo ruolo, l'ha giocato fino in fondo, e possiamo anche uscire, così non abbiamo aperto cose per niente. E vedete che immediatamente la nuova situazione si riflette anche sotto il nostro gestore dischi. In che senso? Il partizionamento è sempre master boot record, ma purtroppo la partizione non c'è più. È come se avessimo appena formattato il disco, ha appena creato il master boot record, 1 GB di spazio libero su disco. Adesso dovremmo creare almeno una partizione per poi poterla usare. Dovremmo iniziare a partizionare il disco, ma accidenti, noi sappiamo che in realtà su questo disco c'era la partizione, vogliamo recuperarla. Allora, prima di procedere, vi sono debitore ancora della nota qua, che dice che cancellando la partizione con il gestore dischi, cioè questo, non si riesce più a recuperarla.
probabilmente il gestore dischi cancella in modo più efficace. Questo non lo so, è una mia ipotesi. So solo che provando, prima del tutorial, ho provato a cancellare senza installare Gparted direttamente da qui la partizione, non c'è stato verso, con i mezzi che vi mostrerò, di recuperarla. Ipotizzo io che farà qualcosa di diverso, di più radicale nella cancellazione. Fatto sta che con Gparted invece questa dimostrazione funziona, perché lui, non lo so, cancellerà in modo diverso e so che si può recuperare la partizione. Quindi, per dimostrarvi questo tipo di situazione critica con un disco, ho preferito installare Gparted, cancellare e poi recuperare, e non usare gestore di dischi. Tutto qua, è soltanto una questione di didattica per mostrare nel tutorial cosa succede quando si cancella una partizione e come si può recuperarla, ben sapendo che nessuno, immagino, andrà ad autocancellarsi le partizioni aprendo questo programma di proposito, ma io sto simulando un danno che avviene chissà poi perché, per un calo di tensione nella corrente, perché si stacca brutalmente il disco mentre sta scrivendo, non lo so, per un qualsiasi motivo è successo questo danno e vogliamo provare a recuperare la partizione. Allora, per provare a recuperare la nostra partizione dobbiamo usare il programma test disco che abbiamo installato. Qui fra parentesi ho messo 24 righe al minimo nel terminale, perché test disk richiede che il terminale sia alto almeno 24 righe. Ecco, in questo caso vedete che appare 80x23, vuol dire che è largo 80 caratteri e alto 23 righe. Così vi mostro cosa esce come messaggio se non è abbastanza ampio il terminale. Quindi facciamo partire test disk, che è un'utilità di sistema e quindi richiede di partire con autorizzazioni di amministratore, quindi si mette davanti sudo, così chiede la password. Voilà. Ecco qua, e vedete che se parto con un terminale troppo piccolo, ormai è tutto in inglese, dovrete rassegnarvi, il test disk non è tradotto in italiano, quindi pazienza, meglio che perdere i propri dati, ci si arrangia con l'inglese. Test disk necessita di 24 righe per lavorare. Prego, ingrandire il terminale. Quindi c'è solo l'opzione quit, si schiaccia enter perché è già selezionata, si esce e si può ingrandire. Quindi ingrandiamolo, 25, vabbè, abbondiamo. Allora, test disk quindi è un'utilità non con interfaccia grafica come può essere questo gestore dischi, ma da terminale. Quindi bisognerà abituarsi un po' a lavorare con un'interfaccia stile terminale. Ecco, quindi finalmente grande abbastanza il nostro terminale, è partito, e qui dice che test disk è un'utilità free di data recovery, cioè di recupero dati quando ci sono partizioni perse oppure un disco non parte più, eccetera 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 eccetera. Ecco, sembrerebbe proprio ciò che fa il caso nostro, in effetti. Allora, qui prima di tutto brevissime veloci spiegazioni su come usare questa interfaccia terminale. Diciamo che il nostro mouse a terminale sono le quattro freccettine che spostano il cursore, che sono nella parte destra della tastiera, le freccettine alto, in basso, sinistra, destra. Quindi in questo caso, se voglio cambiare opzione, schiaccio la freccia che va giù e va in happen, va giù, va in no log, torno su, vedete, si muove. Quindi diciamo che voi dovete tenere le dita sulle quattro freccettine, man mano che vi spiegherò vedrete che poi diventerà anche facile usarlo. Non è complicato, però è da sapere che il mouse qui c'entra poco, c'entra la tastiera, interfaccia terminale, e quindi si usano le freccettine. L'opzione evidenziata è facile, si capisce perché è sfondo bianco, quindi nessun problema. Allora, qui la prima opzione chiede se creare un log, cioè un giornale di quanto poi faremo all'interno del programma o meno. A noi mi sa che serve poco, quindi scegliamo no log e poi facciamo enter. Quando si accetta è enter, freccettine e enter. Eccoci qua,
Allora, la schermata successiva è l'elenco dei dischi attualmente connessi e riconosciuti o meno dal normale sistema, perché adesso sappiamo che la nostra chiavetta purtroppo non ha più la partizione, quindi nell'uso normale dell'interfaccia Ubuntu, diciamo così, la nostra chiavettina non c'è, non risulta perché non potendo essere montato il disco, non avendo una partizione, avendo solo spazio libero, non allocato, come dice qui, non può fare nulla il sistema normale di utilizzo a livello utente, però questa utilità test disk in realtà lo vede. DD, vedete qui che chiamiamola la lettera disco, che è un po' più un gergo da Windows, però vabbè, per intenderci, vediamo che questa chiavetta occuperebbe, una volta montata, il nome SDD, e vedete qui SDD da 1 mega, poco meno, flash disk, e questo su cui dobbiamo concentrarci, quindi non i miei dischi principali del PC, ma la nostra chiavetta. Quindi la scegliamo, quindi freccette su e giù la scegliamo, e sotto c'è l'opzione freccetta verso destra. C'è l'opzione per uscire dal programma, abbandonarlo, ma ovviamente non lo faremo. E l'altro, prosciugo e procedi, andiamo avanti. Quindi abbiamo scelto la chiavetta, Enter. Ok, prossima schermata ci chiede di selezionare la tabella di partizione, cioè il partizionamento, quello che di cui vi ho parlato prima, il master boot record, insomma. Se non è rovinato o se c'è quell'informazione, test disk lo seleziona da solo. Infatti Intel, il primo qui, vedete che è selezionato, il primo è proprio il corrispondente del tipo master boot record e quindi è già selezionato. Non dobbiamo fare niente, soltanto fare Enter per accettare, perché ha già riconosciuto lui che c'è una tabella di partizionamento di quel tipo lì. Quindi Enter. Prossima schermata dice analizza la struttura delle partizioni. Per cercare, vedete qui, porto il mouse qui, per cercare partizioni perdute, è proprio quello che ci serve, quindi analyze, la prima opzione, restiamo pure lì, ops, restiamo pure lì, è quella che ci serve, quindi ancora una volta Enter per accettare. Ulteriore passo dice che non trova partizioni, qua sopra, vedete, non trova partizioni che possono essere partite, che possono partire la partenza del PC. La struttura dice partizioni, qui ci sarebbe un elenco se ci fossero più partizioni, ma proprio non ce n'è, quindi di primo acchito non ne trova. E infatti sotto dice try to locate partition, cioè prova a localizzare delle partizioni se ci sono, e è già selezionata l'unica opzione disponibile, quick search, cioè ricerca veloce, quindi dobbiamo fare solo enter. Qui ci fa una domanda che ovviamente per chi non usa Windows è assolutamente superflua. Chiede se è stata creata una partizione sotto Windows Vista. Naturalmente, ben lungi dall'averlo fatto, rispondo di no e risponderemo di no. No. Ecco, qui esce un warning con molte parole tecniche. Io ho constatato che questo avviso, warning, esce solo usando questa chiavetta USB, non so se perché è particolare la chiavetta USB, con dischi veri, tra virgolette, non esce. Quindi didatticamente non mi sta male che esca questo warning, in realtà molto molto probabilmente voi che userete test disk non lo vedrete, perché se userete su dischi veri e propri non uscirà, fa niente, non tocchiamo niente, non stiamo neanche lì a leggere, si fa solo il continuo in basso che è già selezionato, quindi solo Enter. Oh, già fatto. La chiavettina, come ho detto, è piccola, 1 GB, quindi ci mette poco. E vedete che una partizione in realtà l'ha trovata già col quick search. Dico già col quick search perché non avesse trovato nulla qui. Se facciamo Enter to continue, vedete qua sotto, Enter to continue, quindi Enter. Potrebbe fare un deeper search, cioè una ricerca ancora più approfondita, ci metterà di più, però troverebbe anche qualcosa verosimilmente di più. Nel nostro caso
torniamo a sinistra, quit per tornare indietro, facciamo rifare il nostro search, no, ecco, torniamo dove siamo. In realtà l'ha già trovata, la partizione si chiamava tutorial, noi lo sappiamo perché l'abbiamo vista prima, si chiama tutorial, quindi è perfetta, dovrebbe essere proprio lei. Adesso sotto ci sono varie opzioni disponibili, tipo usare le freccette su e giù per selezionare una partizione, noi ne abbiamo una sola quindi c'è poco da fare, usare sinistra destra per cambiare il tipo di partizione caratteristiche, quindi avviabile, primaria, eccetera 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 eccetera. Lasciamo pure le cose come sono con l'asterischino perché è stata già riconosciuta, lo saprà lui test disk come è fatta, quindi non tocchiamo assolutamente niente. Poi ci sono delle opzioni per agire, quindi aggiungere una partizione, non vogliamo quello, backup niente, lasciamo perdere, cambiare tipo no, ecco, limite P, se schiacciamo P quando tutto è normale lì fa l'elenco dei file, cioè il contenuto della partizione, ed ecco qua, pur dichiarandoci il gestore di dischi che lo spazio è libero, che non è partizionato, che non è allocato né niente, test disk, che usa altre vie nascoste, diciamo così, per gestire le strutture dei dischi, in realtà ha riconosciuto sia la partizione e riconosce anche il contenuto. Vedete, questi sono i file che noi nell'interfaccia normale di Ubuntu non possiamo vedere perché c'è qualcosa che non va tecnicamente, ma qui in realtà lo vediamo, e questo già ci fa fare un sospiro di sollievo, nel senso che non ho perso nulla, in realtà molto molto probabilmente riesco a recuperarlo perché lo vedo qua. Ecco, per navigare fra file e cartelle, tra l'altro in questa interfaccia a terminale, o si legge sotto cosa fare, oppure semplicemente si guarda con le freccette, si va su e giù per andare su e giù fra file e cartelle, con le freccette su e giù, e per entrare in una cartella, voi vi chiederete, ma come faccio a sapere che quella è una cartella e non un file? Facilissimo, all'estrema sinistra qua vedete che fra le varie caratteristiche dei file c'è un'informazione D, che vuol dire directory, quindi cartella, quindi tutto ciò che ha il D davanti è una cartella, quello che è una righettina è un file. Infatti canzone01.ogg c'è una righettina a sinistra, quindi un file, foto c'è una cartella, quindi se facciamo enter possiamo entrarci e vedete che c'è il detersivo Linux, quello che vi ho fatto vedere all'inizio, e varie cose. Non ha sottocartelle ma solo tre file. Per tornare su ci si deve posizionare nella cartella speciale qui, vedete c'è una D a sinistra e c'è i due puntini, questo vuol dire torna su di un livello, quindi facciamo, ci posizioniamo, facciamo enter e torniamo su. Voglio entrare nei documenti, vado giù con la freccetta, enter documenti, vedo i documenti, torno fuori dalla cartella documenti, sì, vado sui due puntini, enter, torno su. Questo per spiegarvi come si naviga in questa interfaccia a caratteri di terminale. Ok, quindi abbiamo visto che in realtà il test disk ci conforta perché ha riconosciuto sia la partizione sia il suo contenuto originario. Quindi con il tasto Q, vedete in basso quit, c'è scritto in fondo qua, quit, torniamo indietro di un livello di menu, quindi diciamo che quit vuol dire sia uscire dal programma prima o poi, sia risalire nei vari menu, nelle varie schermate del programma, ecco, giusto da sapere. E quindi ci troviamo qui. Allora, come facciamo però a riattivare questa partizione al di fuori di test disk, cioè nel normale Ubuntu qua in giro? Cominciamo ad andare avanti, quindi enter to continue, abbiamo selezionato la nostra partizione, facciamo enter e con la freccettina verso sinistra scegliamo l'opzione write, quindi non D per search perché ha già trovato quello che volevamo, ma write, facciamo enter e vedete, tra l'altro prima di enter, che sotto spiega sempre cosa va a fare quell'opzione scelta, write partition structure to disk, quindi questo write, facciamo enter, andrà a riscrivere la tabella delle partizioni, cioè come era partizionato il disco prima che noi la cancellassimo la partizione, quindi va a ricostruire quanto lui ha riconosciuto ma quanto il resto di Ubuntu non vede ancora.
ci chiede conferma, write partition table, confirm sì, schiacciamo la Y per yes, quindi sì, e l'ha fatto, in un attimo. Adesso esce, come dico qui nella mia guida tutorial qui, mi dice al termine dell'operazione mi ha chiesto di creare il PC, ma usando un disco esterno USB posso simulare questa operazione sconnettendolo e riconnettendolo. Ecco, se invece si tratta di dischi fissi del PC che vengono caricati alla partenza del PC e soprattutto sono dichiarati in questo file etcfstab, quindi in questo file, che è un file importantissimo di sistema, nel quale sono dichiarati tutti i dischi e tutte le partizioni di dischi che quando voi accendete il PC vengono già montati, quindi vengono già resi disponibili subito alla partenza del PC, montati automaticamente, si dice al boot, alla partenza del PC. Quindi questo file di sistema consente di elencare tutti i dischi che partono appunto con la partenza del PC, e questo implica che se quello che abbiamo aggiustato con test disk, o tentato di aggiustare con test disk, è uno di quelle partizioni o di quei dischi lì che partono col PC, bisogna per forza far ripartire il PC per far rileggere questo file fstab al sistema alla partenza e far riconoscere nuovamente il disco aggiustato. Però appunto io, usando una pennetta USB, posso simulare la sua ripartenza, visto che è montata al volo, quindi tutti i dischi che noi innestiamo quando il PC è già acceso sono montati temporaneamente al volo, possiamo sfruttare questa situazione per simulare la ripartenza del PC, cioè non è che adesso devo interrompere il tutorial per far ripartire il mio PC, ma semplicemente faccio ok, poi vado giù e faccio quit, faccio quit, quindi esco da test disk e semplicemente stacco la penna USB. Vedete sopra che è sparita nel gestore dischi, quindi tutto in diretta, gestore dischi, subito appena succede qualcosa sui dischi lo mostra, e quindi la reinnesto, quindi faccio ricaricare, rimontare al volo il mio disco, ecco qua che viene riconosciuta. E vedete che, grossissimo sospiro di sollievo, magicamente è tornata la sessione, la partizione tutorial da 1 giga, che è un tipo ext2, che si chiama tutorial, che è montata in media tutorial, e qui con tutti i file. Oh, bellissimo, ecco qua, vedete anche quei bei pappagallini, molto colorati e simpatici. Il filmato tutto uguale, è semplicemente stata ricostruita la partizione che io ho sciaguratamente cancellato, ma che sciaguratamente può succedere, e abbiamo recuperato. Prima situazione messa a posto, eccezionale. Voilà. Adesso andiamo avanti. File cancellati. File cancellati cosa vuol dire? Dunque, vedete che adesso in questo momento io ho il cestino vuoto, non ho nulla, e riapro la nostra penna USB e facciamo che cancello, beh, non proprio tutto, ma tanto fa niente, cancelliamo questi 4 file, quindi il video e le 3 fotografie. Delete. Ovviamente vanno a finire nel cestino, ma io sono così sciagurato che mi piace vedere il cestino vuoto e lo svuoto. Voilà. A questo punto, cestino vuoto, file andati, ci picchia. Che si fa? In questa situazione bisogna usare un altro strumento che viene installato assieme a test disk, col pacchetto test disk, che si chiama PhotoRec. PhotoRec lavora in massa, cioè prende un disco e dice: devo recuperare quello che posso da qui? Sì. Tutto ciò che riconosce come essere potenzialmente un file con formato a lui conosciuto lo recupera. Andiamo subito con PhotoRec a vedere se riusciamo a fare qualcosa di buono.
Ecco qua, fotorec, parte anche lui con i diritti di amministratore, parte più o meno, dunque il funzionamento del terminale è uguale a test disk, quindi il freccette eccetera è tutto uguale e l'inizio è più o meno identico, infatti vediamo elencati tutti i dischi, fra i quali il nostro DD che vedete qui, sempre DD qua e DD qua. Proceed, andiamo avanti, Enter. Anche qui ci chiede che tipo di partizione è, la riconosce già, Intel, che sarà 99,9% sempre quella, quindi Enter. E voilà, allora qui lui comincia a dirci che ovviamente riconosce la partizione, adesso non è che è rovinata quella, ma abbiamo solo perso dei file, quindi vogliamo lavorare su questa partizione. E l'opzione sotto, in basso, vedete c'è Search. Allora, giusto per completezza di informazione, prima di cominciare il file recovery, cioè start file recovery col search, vi faccio vedere che Photorec nelle opzioni di file ha una pletora, un elenco lungo di tipi di file che lui andrà a cercare di riconoscere. Cosa intendo? Per esempio, una foto, un'immagine PNG, vedete? PNG è un tipo di file che lui andrà a cercare. PNG, così come i PDF, così come i JPG, così come tantissimi altri, che sono tanti. Adesso, qua in basso c'è scritto che si può premere il pulsante, il tasto S per disabilitare tutto, quindi non cercherebbe per nessuno di questi tipi di file, se ripremiamo S di nuovo tutti, oppure possiamo andare sul singolo e premere lo spazio. La barra spazio serve nell'interfaccia a caratteri a selezionare o deselezionare un'opzione, quindi io posso dire non mi interessa che cerchi questo, nemmeno questo, nemmeno questo, nemmeno questo, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure semplicemente ce ne freghiamo, schiacciamo quit. Per uscire da queste opzioni, lasciamo tutto selezionato così cerca tutto quello che può trovare. Torniamo a sinistra su Search e facciamo cominciare la ricerca sperando che qualcosa trovi. Enter. L'ultima domanda che fa è che tipo di file system, cioè che tipo di organizzazione della partizione deve cercare, quindi tipo ext 2, 3, 4, eccetera, che è il nostro caso e l'ha già riconosciuto, oppure altro tipo il Windows, FAT, NTFS, i Mac, eccetera. No, noi andiamo lì, Enter. Ok, ecco qui interessante. Lui dice: posso cercarti tutto il disco, all, pieno, tutto, completamente tutto il disco, oppure fare lo scanning, passare la parte libera, free del disco. Se vi ricordate quello che vi ho detto più o meno all'inizio del tutorial, quando voi cancellate un file, lo spazio che occupava quel file diventa immediatamente disponibile, cioè libero, perché è stato cancellato, anche se vi ho detto che è vero che non è proprio cancellato, invece sì, ecco, diciamo che lo spazio disco è tornato disponibile. C'è la speranza di ritrovarci quel file se non ci abbiamo già riscritto sopra. Però fatto sta che l'importante è che è spazio disco libero. Ed ecco perché Photorec ci chiede: devo cercarti nello spazio libero o proprio devo passarti tutto il disco? A noi è sufficiente lo spazio libero perché sappiamo che abbiamo cancellato nostri dati, materiale che ci interessava. Abbiamo cancellato erroneamente ed è diventato spazio libero, quindi scegliamo free, facciamo enter e poi ci dice dove devo salvarti i file, cioè lo chiede qua, ecco, dove devo salvarti i file che recupero? Per difetto me lo metterebbe nella mia home, ma io così, giusto per sfruttare una cartella che c'è già, senza sporcare la mia cartella dei file, userò la cartella tmptame che tutti i sistemi Linux hanno. È scrivibile, la cartella temporanea, anche su Windows c'è il solito ctempo, ctmp, qui viene già creata dal sistema la tmp, che è poi la stessa cosa, la stessa funzione, la cartella temporanea che viene pulita ad ogni uscita, ad ogni spegnimento del PC. Quindi vediamo di chiudere un attimo questo, così vediamo meglio.
Voilà. Allora lui ci dice, ok, dico no, non voglio mettere cose strane nella mia home, ma usiamo pure la TMP, quindi devo navigare un po', faccio un po' di esercizio con le freccettine, dico non torno su, torno su, così sono a livello più alto del file system, poi vado giù con la freccetta finché trovo il mio TMP. Eccolo qua, TMP, enter, e adesso sono dentro qui. Sono dentro esattamente qua. Vedete che mi dice, vuoi che io salva i tuoi file in TMP? Esattamente proprio qui. Lui creerà delle sottocartelle, a seconda del numero di file recuperati, non è che mi mescola qui in questo contenuto quello che recupera, ma si crea a sua volta la cartella. Ok, a questo punto sono pronto, gli ho detto dove salvare, schiaccio semplicemente Y, Yes, procedi pure, tac, e lui parte con la ricerca. Vedete che immediatamente, dov'è? Qua, ha creato recup righetta bassa dir.1, perché se sono tanti file ne mette solo un certo numero in una cartella, poi ne crea un'altra e avanti così. Se sono pochi file, vedete che li ha già recuperati. Vedete che lui intanto sta lavorando e mi dice che ha già recuperato tre file e sono di tipo 3 JPG. Vedete che sono proprio quelli che io avevo cancellato anche dal cestino. In teoria dovrebbe recuperarmi anche un file video. Vediamo un po' se ce la fa. Ecco, proprio questo tipo di operazione, quello che con un disco grosso, magari pieno di file, ci può mettere ore, ore, ore. Vedete che addirittura qui è previsto ore e minuti. Qui dovrebbe metterci solo ancora una quarantina di secondi. Quindi, il livello di tutorial mi sta bene, che abbia poco contenuto e poca ampiezza. Questa pennetta, ecco qui ho trovato ancora cose che addirittura un file PDF. Vedete, ha trovato anche il filmato. Qui un file che non so bene dove è andato a prendere. Comunque, quello che volevo dimostrarvi è che vedete qui in modo eccezionale e che dovrebbe farvi tirare un bel sospiro di sollievo è che se avete cancellato dei file di troppo o se vi accorgete che qualcuno, qualcosa, come mai dei file sono spariti, eravate convinti che fossero qui, questo Photorec, che tra poco fa anche diversi passi, ecco, dovrebbe aver finito. Quit, sì, ecco, ha finito, da un resoconto, quindi ha recuperato 3 JPG, JPEG, 2 PDF, forse da anche prove precedenti che ho fatto, questi qui PDF in realtà non l'ho cancellato, ma sono già stati cancellati prima per delle mie prove, un SF che in realtà era un VMV come file video, però lo riconosce come file video, non fa nulla se gli ha dato un'altra estensione. Ecco, quindi a questo punto ho nel mio TMP recup dir1 i miei file che, per fortuna, li ho recuperati. Piccole note: Photorec non riesce ovviamente a recuperare i nomi originali dei file, cioè lui fa un lavoro a tappeto, non so bene a che livello, non so bene come, ma vedete che i file li chiama tutti F con un numero progressivo suo, generico, e quindi un primo discapito è quello che dobbiamo poi rinominarli come dovevano essere o come vogliamo noi rinominarli così, insomma. Li possono anche lasciare così se uno vuole, però se ci avranno dei nomi significativi dovremmo farlo a mano. Seconda nota: lavorando come root, cioè come amministratore, Photorec, eccolo qua, i file che recupera in realtà sono della user root, quella amministrativa, e non della nostra. Cosa intendo? Andiamo a vedere le proprietà di uno di questi file. Permessi, vedete root, root, root leggere soltanto, cioè le altre user noi possiamo vederlo perché possiamo leggere, ma non abbiamo il controllo completo, come per esempio qui sulla pennetta. Permessi, vedete Nicola Iamorini, questa qui è la mia user che ha controllo completo sul file perché è mio nella mia home o in una, in questo caso in un disco esterno che comunque è di proprietà mia, mentre i file recuperati da Photorec inevitabilmente lavorando come root li assegna come proprietario root. Ecco,
Niente di grave, giusto da sapere che qui non si può far tanto perché non sono nostri, questi file possiamo solo leggerli, ma se vogliamo ripristinare il contenuto, a noi basta selezionarli a questo punto, trascinarli fuori e copiarli nella nostra cartella originaria, nel nostro caso, nel nostro disco originario. Ecco qua, adesso sta copiando questo qui. Povero file. Ok, intanto che qui sta copiando. Dunque, quello che volevo mostrarvi è che adesso, una volta copiati, i permessi sono tornati nostri, quindi sono proprietà mia. E quindi è solo da tenere presente queste due note. Uno, i nomi dei file saranno generici F con un numero. Due, appena recuperati nella cartella dove vengono recuperati, hanno una proprietà che non è necessariamente la nostra, la nota della nostra user, e quindi vanno almeno ricopiati dentro la nostra home o dentro il nostro disco, la nostra cartella già di nostra proprietà per fargli riacquisire i diritti giusti. Ecco. E questa era la seconda situazione che volevo mostrarvi, che è critica sicuramente rispetto alla cancellazione di una partizione, può essere più frequente questa, il classico, mi scappa via un delete di troppo, accipicchia, sono andati i file. E questo era l'utilizzo di Photorec, quindi anche qui finito il suo lavoro facciamo pure quit, quit ancora e siamo fuori anche da Photorec. Ecco, tutto ciò naturalmente può sembrare magari a qualcuno macchinoso, oh, ma insomma cosa sto lì a fare con un'interfaccia terminale qua e là, però immagino siate d'accordo con me, tutto è meglio anche macchinoso pur di non aver perso i propri dati. Ecco, voilà, questo è quello che volevo dire, ma sicuramente sarete d'accordo con me. Allora, abbiamo visto anche questo problema. Adesso, una cosa che non posso simulare ovviamente è questo. Il problema del mio amico che proprio non si monta il file, non lo so se perché semplicemente una partizione è rovinata o no, chi lo sa. Comunque questo ovviamente non riesco, non so, non, conoscendone la causa non posso simulare esattamente questo problema. E allora vediamo di fare qualche considerazione. Quindi cosa succede? Un primo tentativo. Una volta innestato quel disco che comunque dà l'errore, e vedere cosa ci dice il gestore di dischi. Questa è la prima cosa da fare. Quindi verificare se qui sotto partizionamento c'è scritto Master Boot Record o qualcosa d'altro, ma soprattutto che non ci sia scritto non partizionato, perché vuol proprio dire che allora è andato del tutto il disco. Comunque che almeno qui ci sia scritto Master Boot Record. Guardare qui che situazione, c'è scritto spazio disco non partizionato, disponibile, creare partizione, oppure è una situazione di questo tipo dove semplicemente c'è un errore di altro tipo tecnico, ma qui in realtà sembrerebbe tutto a posto, eccetera, eccetera. Ecco, questo è da vedere, ma io non posso sapere come si mostra questa schermata nel caso del mio amico, ma qualora comunque fosse disponibile, indipendentemente da tutte queste informazioni qua, che ci sono, che non ci sono, che non è montato perché dà l'errore, quindi qui non si vedrà questo, ma se perlomeno è disponibile questo pulsante in qualsiasi forma, vedete che c'è scritto, spero che si veda magari ingrandendo un po', allora controlla file system, controlla e ripara il file system. Ecco, questa è la prima opzione da provare, quindi controllare e farlo riparare se trova qualcosa che non va. Questo pulsante, magari è tutto lì, bisogna solo aspettare che metta a posto, ci metterà più o meno tanto, però poi il nostro disco è di nuovo disponibile come prima. Allora si preme questo tasto e voilà, errore, perché errore?
perché, come ho già detto prima all'inizio quando usavo Gparted, queste operazioni non si possono fare se prima non si smonta, non si fa l'unmount del disco. Quindi non è funzionato il controllo perché in questo momento è occupato, è montato qua. Quindi prima smonta, non monta, ok, non montato, e ora sì che si può controllare il file system. In questo caso velocissimo, beh, non ha problemi, è piccolissimo il disco e viene fuori subito il sistema è pulito. Qualora ci fossero dei problemi, non verrebbe sicuramente fuori immediatamente questo, ma probabilmente elencherebbe i problemi riscontrati con l'opzione di metterli a posto. Quindi anche quello non posso simularlo così al volo, però credetemi, controlla e ripara il file system, trovasse qualcosa che non va, di non coerente, lo direbbe e poi vi darebbe la possibilità di correggerlo. Quindi può darsi che a questo punto il vostro problema sia già risolto lì, chi lo sa. Se invece c'è ancora il problema e questo controlla e ripara non ha l'effetto che speriamo, possiamo controllare nuovamente il disco con test disk, che abbiamo già visto prima, eh? Abbiamo già visto fare prima, quindi non lo rifaccio, però il test disk può magari metterci a posto la tabella di partizionamento, riattivare magari il tipo di partizionamento come abbiamo visto quando l'ho cancellato, eccetera. Seconda chance, quindi test disk. E se proprio, magari qualcosa proprio di hardware, magari del disco che è rotto, ma gira ancora il motore del disco, però non riesce proprio più perché è rotto un controller, una parte elettronica, chi lo sa, comunque magari in parte riesce ancora a cedere il sistema al disco, ma non può più farlo funzionare come si deve. Allora c'è ancora magari un'ultima speranza di far scansire il disco da fotorec in massa, come abbiamo visto prima, volendo recuperare i file che abbiamo cancellato erroneamente. Stesso sistema, si entra con Photorec, lo si fa passare e quello che trova, trova lì. Bisogna solo incrociare le dita, aspettare, vedere magari un'ora, 2 ore se il disco è grande, 3 ore, non lo so, lasciarlo proprio finire, lasciarlo lì a lavorare per conto suo e quello che recupera, recupera. Che sia file di testo, video, audio, qualsiasi cosa, lui tutto ciò che riconosce ci prova e lì è proprio l'ultima spiaggia. Ecco, questo è quanto io posso suggerire con sistemi proprio a portata di mano, a portata di clic, a portata di installazione di un pacchetto e poi si può agire. Ecco, questo è quanto. C'è molta speranza nell'uso di questi tool. Però non c'è certezza, questo l'ho detto all'inizio e lo ribadisco adesso. Spero, e non so a questo punto mentre sto registrando, se questo tutorial porterà beneficio o meno al mio amico, se dovrà proprio buttare il suo disco. Spero che magari troverà lo spunto giusto per recuperare i suoi dati. Suggerimenti finali. Ok, tutto ciò che abbiamo visto finora l'abbiamo fatto con un disco innestato esterno, quindi non quello principale di sistema del PC. Perché se fosse quello, ovviamente, uno, il PC non partirebbe nemmeno, e due, sarebbe impossibile agire, smontare e rimontare il disco stesso dove risiede il sistema e dove sta andando il PC, dove sta funzionando Ubuntu adesso. È proprio il disco stesso di lavoro, quindi non te lo lascerebbe nemmeno smontare. Ecco, in caso in cui il disco in questione, cioè quello con problemi, fosse proprio disgraziatamente quello principale del PC, ovviamente bisognerebbe agire, come dico qui, a monte, cioè facendo partire il PC usando una chiavetta USB o un CD Live con installato il sistema di Ubuntu, il gestore di dischi e test disk. Ecco, avendo già preconfezionato una chiavetta con questi minima disposizione di software, si potrebbe fare un tentativo facendo partire il boot, facendo partire quindi il PC con questa chiavetta. Per adesso io parlo di chiavetta perché sempre più usate, sempre meno i CD, comunque poi uguale un CD o una chiavetta col sistema, quindi con un Ubuntu Live che può interagire come questo che vediamo qua. E
e provare ad agire quindi sul disco che è quello principale del PC, che a questo punto è o smontato o staccato o comunque smontabile perché non è lui che sta lavorando in questo momento, ma è la chiavetta USB Live. Ecco, quindi la differenza di tutto quello che abbiamo visto è che bisognerebbe agire a monte da un sistema Live e non sul sistema stesso come ho fatto adesso finora. Poi, suggerimento, consiglio. In ogni caso un disco può sempre rompersi, questo non è una novità, però a volte magari purtroppo si continuano a fare backup e salvataggi su un disco solo, poi quando si rompe quello si perde tutto. Quindi il consiglio è quello di aver salvati i dati almeno sempre in doppio, cioè non è che voglio andare a far spendere cifre da capogiro a chiunque, ma almeno visto che i dischi oggi sono sempre più capienti e sempre meno costosi, vale proprio la pena comprare almeno due con la stessa ampiezza e fare le copie in due. Ci vuole il doppio del tempo, però credetemi, come dico io sempre, sempre meglio che perdere i dati, metterci un po' di più, però sapere che se si rompe uno è ben difficile che si rompano tutti e due nello stesso momento. Ecco, quindi sempre in doppio. E eventualmente un altro consiglio più tecnologico, più alla moda, è quello di affidarsi anche un archivio dati nelle nuvole o cloud. Si paga qualcosa, ma però ci pensa la ditta che ci offre questo servizio a gestire i suoi server, ad avere più copie dei dati. Se un server disco si rompe, ci pensano loro, insomma, è tutto. Noi non abbiamo nessuna manutenzione, dobbiamo solo pagare questo servizio. Due buoni esempi sono ovviamente Ubuntu One, che lo vedete qua, e anche Voila, ottimo servizio di backup in linea. Ecco, questa è un po' i miei suggerimenti finali. Nei commenti del tutorial vi lascerò questi link per vostra informazione. Spero che questo tutorial possa essere utile a qualcuno, primo di tutti il mio amico. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e alla prossima.